sono Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo qua sotto, sono qua per farvi il focus on, possiamo chiamarlo così, di un primo volume di due di una novità che è uscita da pochissimo nelle fumetterie e nelle librerie per conto di J-Pop Manga, che io ringrazio sin da subito per avermi gentilmente omaggiato della copia del volume che vi farò vedere. È un'opera che era stata annunciata al Comic Con di Napoli, che mi aveva assolutamente incuriosita sin da quando è stato, diciamo, presentato il suo essere, la sua storia, la sua particolarità, e sto parlando della scelta di Pandora di Yudori. Esce al prezzo di copertina di 20 euro, è un bel cartonato con una sovracoperta, cartoncino però davvero molto particolare nelle rifiniture, nei dettagli e tutto. E come ho detto, è il primo volume di due. Quello che ci troviamo fra le mani non è un manga, ma bensì è un manhwa. Infatti, Yudori è un'autrice coreana e quello che andremo a leggere è una storia veramente molto molto particolare che ci porta letteralmente indietro nel tempo fino a più o meno la metà del XIX secolo negli Stati Uniti. E la nostra protagonista è Pandora, la bambina che vediamo in copertina. È una bambina un po' bizzarra, in particolare è veramente molto molesta, un po' una scimmietta. No, che salta di qua e di là e vive assieme a suo padre, che è l'erede della famiglia, all'interno di questa grande villa, assieme a quelle che sono le domestiche, le cameriere, eccetera, eccetera. Per Pandora, che è un po' un ibrido all'interno della società, vivere in una società in cui comunque il diverso ancora destava veramente molto sospetto, non era sicuramente qualcosa di veramente e particolarmente molto semplice. Passa le sue giornate divisa fra la lettura che lei ama tanto e il suo compagno di giochi, nonché vicino di casa, un bambino con cui passa molto tempo dell'arco della sua giornata, e anche un po' maltrattando il padre, che è un personaggio abbastanza anche lui particolare. Non esce mai di casa, è sempre assorto all'interno dei suoi libri e anche lì sembra non dare particolare attenzione a quella che è la sua unica figlia, la sua unica erede, nata da una donna che lui ha, diciamo, conquistato e portato con sé dalla lontana Francia quando viaggiava per studi. Questo è il sunto di quello che si potrà leggere all'interno di intanto questo primo volume, che è stato un volume veramente molto particolare e veramente molto intenso per certi aspetti. Mi è piaciuto molto il modo in cui Yudori ci va a raccontare innanzitutto la vita di quel periodo all'interno di una società comunque che è abbastanza lontana da noi, ma allo stesso tempo non, nemmeno neanche troppo, soprattutto cosa vuol dire essere anche diverso all'interno di una società che ha determinati stereotipi, determinate, diciamo, cose che segue, regole rigide che presenta ai suoi abitanti da seguire, bisogna essere in questo modo, comportarsi in quest'altro modo, quindi tutta la vita all'interno della società è descritta veramente molto molto bene, mi ha veramente riportato indietro nel tempo per quanto riguarda gli usi e costumi di quel periodo. Ma sicuramente la cosa che maggiormente ricalca fra tutte all'interno di questa storia è proprio il rapporto che si va a creare fra Pandora e suo padre. Pandora è una bambina che sin da sempre non ha mai avuto particolare attenzione del padre, infatti fa di tutto per rivolgere il suo sguardo verso di lei, facendola arrabbiare, facendogli dispetti, maltrattandola, addirittura picchiandola in certi casi. Quell'unico momento in cui Pandora si sente in qualche modo osservata dal padre e sente che ha una qualche reazione del padre verso di lei, quindi attira in questo modo la sua attenzione, che durante il giorno è sempre lontana, mai, come dovrebbe essere una cosa alla fine normale entrando in una famiglia, rivolta verso di lei. Deve in qualche modo conquistarsi le sue attenzioni, anche se non lo fa nel migliore dei modi. Il padre, come ho detto, è un personaggio un po' particolare, molto attaccato a quello che è il passato, molto chiuso in se stesso, e da quando sua moglie, nonché madre di Pandora, è morta, diciamo che la vita gli è abbastanza crollata addosso. Oltretutto è un personaggio che ha vissuto una vita abbastanza anche lì nell'agio, ma allo stesso tempo anche lì è sempre stato abbastanza guardato dietro da chi lo circondava proprio per la scelta della donna che ha deciso di amare. Tutto quello che leggeremo sarà veramente un bellissimo spaccato di quella società, su veramente tutti quelli che sono i vari punti di vista che si possono pensare di poter trovare all'interno di una società come quella che era quella del XIX secolo. E tutto, secondo me, oltre che essere descritto bene in questa prima parte di storia di due, sono proprio curiosa di vedere come andranno a svolgersi gli eventi successivi e come andrà a chiudersi un po' il cerchio di questa vita familiare sostanzialmente, anche i disegni la fanno veramente molto da padrone perché sono veramente molto belli e soprattutto veramente molto dettagliati per quella che era la società, gli abiti, gli usi e costumi, i fondali, i personaggi, veramente tutto molto bello. Mi è piaciuto tantissimo il dettaglio, proprio anche le texture dell'edizione che è proprio bella. E secondo me, storie e disegni si vanno a fondere alla perfezione, dando proprio
un senso grafico che a me è piaciuto veramente tanto. E poi come stile, devo dire che mi ha ricordato un pochino il Principe e la Sarta. Non so, ha un po' quello stile che lo ricorda molto, e più o meno, insomma, anche come periodo siamo lì comunque, anche se due luoghi completamente diversi, ma secondo me ha reso veramente tutto quanto benissimo, la diversità, diciamo le regole rigide di quella società e tutto quello che comunque anche l'autrice ci vuole far percepire tramite quelle che è il suo disegno, la sua storia, il suo racconto, ecco. Io comunque per quello che ho letto fino ad ora vi ricordo che manca comunque sempre un volume che oltretutto potrete trovare in anteprima al Lucca Comics per voi che andrete. Mi è piaciuto veramente tanto. Sicuramente è un'opera che io mi sento comunque di consigliarvi perché è veramente una bella lettura, ma in particolare a chi ama innanzitutto le storie che vanno a trattare un po' quella che è la storia, no? I periodi storici, la società che componeva queste epoche, eccetera, eccetera, ma in particolare a chi piace le storie a carattere familiare. Sicuramente in questo caso è la lettura più adatta a voi, il rapporto all'interno della famiglia, di chi circonda anche la famiglia e come tutto questo si va un po' a fondere e a dar vita a quella che è una storia che in modo o nell'altro va a toccare piano piano tutti quanti quelli che vengono descritti all'interno della trama. A me è piaciuto tanto e mi raccomando, se anche voi l'avete letto, fatemi sapere qua sotto come l'avete trovato perché sono veramente molto curiosa. Io ringrazio ancora tantissimo la J-Pop per avermi dato la possibilità di leggerlo e di parlarvene perché è davvero stata una lettura che ho apprezzato tantissimo. Io non ve l'ho fatto vedere perché non mi è arrivato quel volume, però sapete, no, che ultimamente va molto in voga quello di aggiungere alcuni gadget ai volumi che si acquistano ultimamente in fumetteria, e anche con questo volume un qualche gadget lo potrete trovare perché assieme al volume potrete ricevere anche quello che è un book paper doll, praticamente un libro di bambole di carta. Avete presente quelle che si vestivano con le alette di carta? Ecco, quelle bambole lì che vanno a riprendere ovviamente i personaggi, gli abiti, veramente una cosa molto molto carina che vabbè, per puro collezionismo, sicuramente per chi ama collezionare i gadget non potrà farselo scappare. Però, insomma, è veramente carina come cosa e apprezzo questo voler aggiungere questi gadget che vanno un po' a dare quel tocco in più al volume di per sé, anche se, ripeto, quello che conta di più ovviamente è il contenuto del volume stesso, non quello che si ha in più con il volume. Ok ragazzi, il video è terminato. Come ho detto, fatemi sapere se voi l'avete letto, ne parliamo qua sotto nei commenti e se il video vi è piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi così a non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Se tutto va come previsto, parleremo della famiglia Po di Motoaglio, quindi restate connessi. E niente, vi mando un bacione grandissimo e a presto. Ciao!